Io credo che sì, no, credo che per costruire una squadra che punta ai vertici alti c'è bisogno di un percorso. Noi abbiamo affrontato dall'anno scorso una situazione particolare. Siamo usciti da quasi per retrocessi, no? Eravamo dati quasi per retrocessi e poi ci siamo rialzati bene. Penso che la società abbia fatto una gran cosa, prima di tutto, a tenere diciamo, il blocco dei vecchi e quindi riconfermare una parte importante del gruppo e poi mettere vari tasselli di qualità anche da categorie superiori e questo va a formare poi una squadra che può dirla sua in campionato. Sicuramente. Un campionato che verrebbe agevolato dal ripescaggio del Catania, però non, sinceramente a questo non ci pensiamo, pensiamo a migliorarci giorno dopo giorno perché questo rimandare anche l'inizio del campionato può favorirci per integrare gli ultimi arrivati e quindi riuscire tutti quanti a camminare sulla stessa strada già dall'inizio del campionato. No, assolutamente il profilo basso va tenuto sempre perché avere la pressione della squadra da battere penso che non serva. Abbiamo preso giocatori che queste pressioni sicuramente le affrontano tranquillamente, vengono da piazze importanti. Vedi Zito dalla Serenitana, d'Avellino, D'Angelo, Castaldo, Catania, Blondè, sono piazze che comunque in cui le pressioni ci sono. Noi abbiamo sicuramente la consapevolezza che la gente si aspetta tanto da noi e verremo visti con un occhio diverso nel contesto del campionato, però noi percorriamo la nostra strada e cerchiamo di fare il meglio possibile e di migliorare, diciamo, la posizione dell'anno scorso, perché è quello l'obiettivo, penso, primario, migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, poi tutto viene da sé, credo. Ah, la C lo sappiamo tutti, è un campionato particolare, anche le neopromosse, con quali ad esempio il Potenza, hanno costruito delle squadre importanti con giocatori sia di qualità che di esperienza. Quindi noi sì, parliamo del Catanzaro, del Catania se non venisse ripescato, però ci sono anche queste realtà che deve andare lì e fare la lotta. Il Siracusa che ogni anno fa il suo campionato onesto, la Sicula che è una realtà che comunque sta crescendo, ci sono diverse squadre che non vanno sottovalutate, quindi non focalizziamoci sulle solite due o tre che magari poi arriva la sorpresa che ti mette in difficoltà. Sì, assolutamente, sì. Okay, grazie. Prego. Grazie a voi.